La manifestazione di oggi vuole soltanto invogliare un po' i genitori a partecipare a un atto di solidarietà di cui questa scuola si è sempre contraddistinta negli anni precedenti, sia per la somma che si è alla fine racimolata, sia soprattutto per la partecipazione vera e propria di tutta l'utenza. Abbiamo raccolto tantissimo, forse più delle scuole superiori. Quest'anno c'è un'area nuova, perché siamo diventati istituto comprensivo, è il primo anno e stiamo veramente facendo festa per tanti motivi, ma soprattutto per lo scopo a favore della Telethon. Sono delle manifestazioni che dovrebbero essere valutate molto di più, perché servono a sensibilizzare una problematica sociale di un certo rilievo, le malattie. E quindi io sono favorevolissima in tutte le scuole che si faccia e che si dia sempre più importanza a questo tipo di manifestazione. Telethon rappresenta in questa scuola una tradizione. E quest'anno in particolar modo, proprio perché la scuola è diventato istituto comprensivo, quindi c'è una comunicazione tra i vari ordini di scuola, e abbiamo voluto approfondire alcuni temi, in particolare la filantropia, cioè l'amore verso l'uomo, e anche il tema dell'aiuto reciproco, l'aiuto che nasce proprio dal dolore umano che è universale e della scoperta di questa fragilità che è tutta umana e che deve spingere veramente l'uomo al mutuo soccorso.